Dato che ho già giocato con il Newborn e il Discipline, voglio provare l'Ancient Warrior. A parte che iniziava con una spada, però suppongo l'abbia cambiato per differenziare un po' dal Newborn, che inizia anche lui con una spada, ma praticamente nudo. I tassi sono più o meno quelli. R1 attacco leggero, che ho mancato. R2 attacco pesante. Non ci sono Estus, ma vedremo dopo come si fa a ottenere delle cure. Quadrato per raccogliere gli oggetti e cerchio per schivare. Quando si ha il lock-on attivo si hanno delle schivate che sono più simili ai dash di Bloodborne. Il problema è che queste schivate qua non hanno frame di vincibilità, quindi per schivare sono tendenzialmente inutili. Bisognerebbe fare così, leggere la telecamera che è molto lenta per rilockare, ma tanto vale giocare direttamente senza lock-on. Uno dice, come fa a salire qui se è un Souls normale? Questo non è un Souls normale. Allora, platform adesso. Non c'è il parry, perché l'L2 è la corsa. Questa è una cosa discutibile, ma non sono qua per discutere sulle scelte tecniche, ma più che altro per mostrarvi il gioco com'è. È un'opzione in meno, che a me personalmente non piace, perché sono un giocatore da parry. Cioè, se non posso parryare in un gioco mi sento male. E qua è un bel salto. Qua saltare normalmente non ce la si fa, ma se si corre. Vai! Ok, questo invece sono tipo i falò. Dei checkpoint dove si può salire di livello. Non si resetta il mondo e non si resetta gli HP o il mana. Però si può usare per consumare l'Axion per poter salire di livello col proprio personaggio. Io per ora a vitalità sono messo abbastanza bene. Aumenterei un po' la forza. Le salite di livello sono abbastanza minori in questo gioco qua, per ora. Poi magari non sia mai che magari facciano dei cambiamenti statistici o cose di questo tipo. Questo è la cura, che si usa con triangolo. A sinistra abbiamo due icone, che sono, credo, le magie e le abilità dell'arma. L'icona sotto sono le abilità dell'arma che vengono sbloccate in base a quanto viene utilizzata un'arma. Quello là invece è un buco nero che influenza il mondo di gioco in base alla sua posizione. Quello lì io lo evito come la peste per ora perché è troppo grosso. Dovrebbe esserci un nemico con lo scudo qua. Esatto. Questi qui ovviamente. Un dettaglio che non ho capito bene è perché i nostri scudi non coprono il 100% del danno, ma quelli dei nemici sì. O forse sono io che non me ne sono accorto o non copro il 100% del danno. Tanto parlare mi sta distraendo non poco. Ok. I nemici di quest'area comunque possono lasciare degli oggettini di equipaggiamento minori come scudi o pezzi d'armatura. Ah, si è impallato un attimo nel muro, cosa che fa spesso. E mo' proviamo. Aia. Porca miseria. Non sono convinto, però ci provo. Abbiamo ancora vittoria mi allascia. Oh mamma. Aia. Ah mamma mia. Ok, mi sa che sono morto. Non vedo come poter recuperare da questa cosa. Ecco, infatti. Aia. Qua col cavolo che si allinea. E oh, si è buggato l'effetto. Ah no. Ah, ok. Sì, si è buggato l'effetto visivo dell'assorbimento dell'Axion. Il gioco non gira fluidissimo in bassa risoluzione, a me almeno, perché non è possibile ancora abbassare la qualità grafica. Essendo in alfa, stanno ancora in pre-alfa, stanno ancora sviluppando maggior parte del sistema di gioco. Infatti, troveremo un bel po' di bug, almeno nella seconda parte della demo. Ah, eccoci di cui volevo parlare. Quello lì è il nostro fantasma. Invece che trovare delle chiazze di sangue o uccidere nemici che raccolgono il nostro potere raccolto, ci sono dei fantasmi durante la storia che sono uguali a noi. E per riottenere i nostri premi, diciamo, quello che abbiamo perso, sono affrontabili in varie zone di gioco, in base a dove si muore. Ho fatto una cazzata? Invece no. Non so se ci sia il backstab, ma non credo, perché non sono ancora riuscito a farne uno in tutte le ore di gioco che ho fatto. Però, vediamo se riesco a sgattaiolare. Ok, questo è difficile. Corro! Ciao stronzo! Via, 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 via. Oh mamma. Tiè.
Un po' divertente. Nemici ovunque. No, mamma mia. Devo assolutamente andare al farm. Stai tranquillo? Come esco? Hello? Sfondo il muro. Qualsiasi bug si trova, non dico che è ben accetto, ma diciamo che è accettabile. Quindi, noi freghiamo il gioco. Ed eccoci qua. Sì, uscire ed entrare dalla partita, diciamo, riporta al falò. Non al falò, alla breccia. Breccia. Oh, è allineato. Vado subito. Oh mamma. Un po' di nemici qua. Però non sento tanto il feeling di combo, purtroppo, ora come ora. Wow, che liscio. Ah, voglio qualcosa di unico. Datemi l'arma da fuoco. Tu dammi la tua arma da fuoco. Non mi lascerò niente a parte un ragdoll incredibile. Oh mamma. Credo sia un buco. Quindi bisogna fare un salto. Mamma mia, che paura. No. Ok, troppi. Tanti. Troppi. Non voglio farmi circondare però. Aia, aia. Questo mi ha fatto molto male. Cosa è successo? Ero bloccato un attimo. Ah, mi ha ucciso. Immaginavo di morire. No. Che odio. Ah, guarda quanto poco mancava. Posso entrare? No, non posso entrare. E giù. Queste scale sono bellissime. Ok, se tutto va bene non troviamo bug in questo momento. Perché c'è un bug di solito in quest'area, specialmente, che blocca i nemici sul muro e quando si colpiscono volano. Ed è troppo bello da vedere. Ho sbloccato un'altra abilità, yes, che non so cos'è. Controllo subito. Proviamola. Ok, ho un'arma. Non capisco cosa abbia. Purtroppo non ho capito l'effetto con il mio. Che casino però! Vediamo un po'. Di qua non si passa, di qua. Ah, la platform. Quanto sei bello. Sento che dovrei. Oh mamma. Sento che dovrei uccidere il bestione che è rimasto all'inizio, ma non mi sento pronto per niente. Vorrei potenziare l'arma in qualche modo. Oh, eccolo qua. Oh, eccolo qui. E via così. Vai avanti. Oh mamma. È decollato. Statevi sotto, non vi temo. Nemici bloccati. Aia. È in pre-alpha ancora, quindi lo accetto volentieri. Giusto il menu. Mano destra, mano sinistra, mano destra. Abilità dell'arma. Poteri, equipaggiamento. Giusto per far vedere com'è strutturato il gioco. Ogni tanto i nemici despawnano. Credo sia un problema della versione sempre alpha. E infatti si è presentato quel problema che è capitato nella prima run che ho fatto. Comunque, però ho mostrato veramente poco, eh. Se volete vedere com'è il personaggio sotto, non è creabile per ora e credo che non lo sarà. Però il personaggio base, senza vestiti, è così. Molto semplice, praticamente un uomo nudo con una tuta nera e bianco, molto bianco, con degli occhi assolutamente vuoti. Non ho potuto mostrarvi le armi da fuoco perché non le ho trovate. Non ho potuto mostrare altri scudi perché non li ho trovati, altri equipaggiamenti, cose così. Ma vi assicuro che sono presenti. Sono delle sezioni platform che non vi ho mostrato. Dei nemici unici che non ho fatto vedere. Il crafting. Ci sono un sacco di cose che ancora non ho mostrato. E sono tutte in una versione alpha comunque. Fra una settimana, massimo due, inizieranno un Kickstarter. Con l'obiettivo di aggiungere 50.000 dollari. Appena disponibile vi lascio il link in descrizione. Nel caso siete interessati a dare sostegno a questi ragazzi che stanno lavorando veramente sodo. Oh, che spavento il mio corpo. Tiè, maledetto. Tieni. Fatemi sapere nei commenti cosa vi è se vi è piaciuto, se vi è interessato, se lo trovate un'idea molto stramba, perché alla fine lo è. Però è bello perché stanno riuscendo a fare qualcosa di veramente bello. È praticamente senza
Se senza ma è un Souls nello spazio. E ammetto che non mi dispiace l'idea, soprattutto per le feature che sta mettendo. Comunque, finisce qua questo video della versione 0.0.1.5 della pre-alpha di Hellpoint. E ci vediamo nella prossima versione o in una più avanti, dipende da come avrò intenzione di proseguirlo. E ci vediamo più avanti per vedere. Oh merda, ho fatto casino. Hehe.